Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Opinion Nerd. Io sono Alessandra e oggi parliamo di vampiri, un miscuglio tra Twilight e Bridgerton, o meglio quello che era scritto proprio su questa striscetta qui di Vampiria, ovvero La Corte delle Tenebre, edito Salami Editori di Victor Dixen, perché Dixen, al costo di 16,90 euro. Ora, io prima di parlarvene pretendo un iscriverti al canale e di attivare la campanellina se ancora non l'hai fatto, e qui sotto in descrizione trovi tutti quanti i miei link social. Quindi di conseguenza, se ti va di andare a offrirmi un caffè simbolico, di acquistare un libro che magari vorresti vedere sul canale, o semplicemente vuoi acquistare qualcosa ma supportandomi in via indiretta, puoi utilizzare i miei link di affiliazione Amazon. Bene, detto ciò, iniziamo subito perché di cose da dire su questo libro ne ho veramente veramente tante e non sono sempre tanto carine. Bene, iniziamo. Di che cosa parla esattamente? Ci troviamo inizialmente nel 1715, il Re Sole e quant'altro, tutta la storia la sappiamo. Che cosa succede? Noi ci troviamo poi un salto temporale di 3 secoli dopo, dove abbiamo la nostra protagonista che si chiama Jane, come caspita si chiama lei, ha fatto pure la rima, e praticamente lei perde. Viene sterminata la sua famiglia, prende un'identità di un'altra ragazza più o meno della sua stessa età che non le somiglia per niente, però nessuno se ne accorge, pertanto è un libro, quindi chi se ne frega, e decide di andare a vendicare la propria famiglia. La propria famiglia è ammazzata dai vampiri, perché loro succubi del sangue, servi del sangue, una roba del genere, facevano alchimia e robe illegali, insomma. E quindi di conseguenza sono stati ammazzati, cioè erano contro il patriarcato. Che cosa succede? Sostanzialmente si va in questa corte qui per farsi di entrare nelle grazie di sto tipo, e così facendo può vendicare e ammazzare tutti quanti i vampiri. Una ragazzina di 16 anni, tra poco, che può ammazzare tutti i vampiri. Vabbè. Tralasciamo, andiamo avanti, perché questo non ci interessa la logica di questo libro, perché non ne ha. Quindi dicevo, che cosa succede? Muoiono i genitori, questa si trova orfana, fa altro casino perché uccide altre persone, ne prende le sembianze, praticamente l'identità, grazie a un altro vampiro che non si accorge che è una succube, che è una serva del sangue, la porta praticamente a corte, dove lei deve fare una scuola per vincere determinate gare, per entrare poi nella corte per fare la prima stella, non mi ricordo come si chiama quello che fanno per entrare, non mi ricordo, vabbè, comunque non mi ricordo, la prima stillera, prima stilletta, stilletta, non mi ricordo, vabbè, una roba del genere, vabbè, insomma, devono entrare nelle grazie del Signore, niente di particolare. Com'è diviso questo mondo? Questo mondo si chiama Magna Vampiria. Cioè, fantastico, Magna Grecia praticamente, portami via. Diciamo che l'originalità dell'autore lascia molto a desiderare. E tralasciando, anche perché poi c'è un vampiro che si chiama Alexandre de Lucifer. Ho detto tutto, ho detto Alexandre de Lucifer. Poi c'è una giapponesina che si chiama Naoko. La giapponesina si chiama Naoko, cioè, vabbè. E poi c'è una tipa che si chiama Poppy che viene praticamente presa per il culo a vita, cioè dall'inizio alla fine. E poi vengono fatte anche alcune cose a sta povera crista che non c'entra niente, però ci torneremo, ci torneremo. Quindi sostanzialmente che cosa succede poi? Ne succede di cotte e di crude perché lei giustamente è una testa di cazzo, non fa quello che le viene detto, fa di testa sua, le vengono appese pure le capocce dei suoi parenti morti davanti alla scuola, come per dire: oh, guarda che bello, tu sei diventata orfana a causa loro. Bugia, perché si è inventata tutta una bugia grossa, cioè veramente che l'avrebbero smascherati pure, non lo so, cioè Scooby-Doo l'avrebbero smascherati, quindi, cioè che caspita, vabbè, tralasciamo. E quindi sostanzialmente lei, sta tipa, inizia a seguire queste lezioni, queste cose per diventare più forte, per accidere tutto quanto. Soltanto che cosa succede? Ne succedono di cotte di crude perché lei è una scema patentata, anzi nemmeno patentata, e va, esce, dice di essere infatuata di Alexandre, quindi lo mette nella merda. Cioè succedono di ogni. Poi c'è una tipa che parla con
in corsivo, stavo per dire che poi non è in corsivo, nel senso che poi viene riportato in corsivo la parola e dice blue jeans, bad boys, robe del genere, insomma. E io mi sono immaginato un po' il Re Sole del 1700 dire, un po' parlare in romanaccio, in coatto, con i jeans a zampa di elefante e come se non bastasse anche con un sopracciglio spaccato, sai, no? Una moto, una roba del genere, insomma, me lo sono immaginato un po' così. Perché giustamente andare a mixare queste due realtà non gli è venuto proprio bene bene, anche perché quello che ha creato era una sorta di 1715 prolungato, quindi sotto il controllo di Re Sole, sotto il controllo dei vampiri in ambito notturno, dei re diurni, insomma, la giorno però sono succubi di tutto. E quindi di conseguenza non sono riuscita proprio a immaginarmi esattamente ogni singola cosa, non sono riuscita proprio a guardarmi intorno e capire dove caspita fossi, in che epoca fossi, perché ok che si parla di 3 secoli dopo il 1700, però figli miei non mi siete d'aiuto, c'è la cinesina che mi va in giro col kimono. E poi c'è quello invece che è tutto vestito da 1700, non è che mi aiuta. Vabbè, tralasciamo, andiamo avanti, andiamo avanti. Cosa che si è capito che questo libro non mi è piaciuto, ma non mi è piaciuto uno per lo stile, non lo so, veramente di una pesantezza unica, non mi sono affezionata, non mi sono messa a dire caspita, adesso succede qualcosa di fantastico, niente, zero, nisba. E personaggi insulsissimi, soprattutto lei che è veramente di una stupidità unica, però la fa sempre franca. Gli altri più di lei stupidi perché non si accorgono di niente. E poi c'è sta tipa qua che si accorge che non è lei nel dipinto e lo rifà in 30 secondi. Cioè, ci sono alcune scene veramente raccapriccianti. Tipo anche quando va, scappa e dice che no, lui è innamorata di Alexandre e lo mette nella cacca perché lui è un playboy, praticamente un vampiro playboy, mi sono immaginata Edward Cullen praticamente, tipo no ma io, no bella, non sei tu, c'è una roba del genere. E vabbè, poi i nomi lasciamo stare, questo si chiama Desolande, cioè vabbè. Non so veramente dove andare a parare. Poi guarda caso, tutti quanti ci sono anche dei ribelli all'interno della corte, però non dicono niente, non dice niente nessuno. Poi quando sta per compiere la sua vendetta non ci riesce, dice no, vabbè, ma così, ma tu sei, tu mi hai fatto tritare le scatole per 443 pagine e poi non mi fai niente, cioè. Tu sei scema, tu hai qualche problema mentale. Ma non solo lei, penso che un po' tutti in questo libro abbiano un serio problema. Tra questi anche il fatto che sta tipa c'ha delle macchie, c'è un puntino viola, non l'ho capito. Vabbè, per far sì che si vede che è una serva del sangue, e lì non si è accorto niente nessuno. Cioè, what? Non ho capito. Cioè, siete proprio scemi, cioè, non ci vedete, siete ciechi. E a faccia del cacchio che i vampiri vedono meglio, quant'altro, cioè, non lo so. Vabbè, io ragazzi, vi giuro che questo libro l'ho trovato di una confusione unica. Magari poteva anche essere interessante l'idea, cioè, io quando leggo dietro, no, che le Figaro, l'Umanité, Fraternité e quant'altro hanno detto che questo libro è fantastico. E cioè io dico, ma che cazzo ho letto? Allora, o è la traduzione in italiano che fa pietà e quindi di conseguenza non sono riuscita ad apprezzarlo, o è questione che è proprio il libro magari scritto male che ai francesi piace, per carità, non ho niente contro. Però ad essere sincera, sta scorrevolezza, sta intraprendenza, sta bellezza in tutto, non l'ho visto. Il connubio tra Bridgerton e Twilight, cioè ragazzi, veramente mi aveva lasciato stupefatta, mi mancava soltanto che i vampiri brillassero al sole, però così non è stato. Poi alla fine dovevamo sapere chi caspita era Sol Re Sole, chissà chi è, cioè non si è fatto vedere in faccia, e diciamo che ci sono veramente
troppe, troppe cose che non mi è piaciuto. Poi all'inizio, quando ho iniziato a sfogliarlo, mi sono imbattuta nel codice e io ho detto: no, vabbè, fantastico. Sembrava il Death Note. Ho detto: ma secondo voi, se scrivo il nome dell'autore, mi muore? Cioè, non so nemmeno se è ancora vivo, ad essere sincera, non mi esce nemmeno. Cioè, guardate un po' quanto. Però per dirvi che comunque. Cioè, lasciamo. Io amo quando mi si mette in mezzo un po' di storia, la si distorce un po', no? È una cosa bella ritrovare gli usi, i costumi. Non sono molto per i romanzi storici, però io avevo visto in questo libro horror, mistero, vampiri, gotico, barocco, quello che vogliamo dire, e quindi di conseguenza mi aspettavo una cosa molto molto interessante per gli amanti sia della storia, che non sono io, sia però per gli amanti di quel mix, diciamo, tra questi generi, cosa che personalmente non ho riscontrato, ma non che non ci siano tutte queste cose, ci sono, ma forse sono io che non le ho colte. Non le ho colte perché se horror mi fa vedere le capocce impilate, non hai letto King, non hai letto chissà chi, insomma. Cioè, se tu mi dici che quello è horror, cioè io non mi immagino che cosa non lo sia per te. Un coniglietto non è horror, cioè, non lo so, non lo so, vi giuro. Io sono rimasta sconvolta, soprattutto anche per la protagonista che è di una. Ti fa veramente innervosire, ma veramente, veramente tanto. Cioè, vorresti prenderla proprio a pugni. Nei denti, dopo un po' veramente diventa di una rottura tale perché poi per tutto il libro mi voglio vendicare, poi cioè, vabbè, non ve ne parlo, non ve ne parlo. Diciamo che anche meschina a tratti, anche con le persone con cui l'ha aiutata, cioè diciamo che è un personaggio un po' di merda, cioè è più umano il vampiro che lei, secondo me. Però tralasciamo questi giudizi estremamente personali che possono essere tranquillamente. Tralasciati lì e dire vabbè, io se voglio lo compro. Io questo libro lo volevo anche per la copertina e vi ho detto non avevo letto la striscetta perché non l'ho visto in libreria. La casa editrice è stata talmente tanto gentile da inviarmene una copia e quindi di conseguenza io mi aspettavo qualcosa di molto interessante. Invece, Versailles in questo modo, diciamo che un po' mi ha lasciato molto a desiderare, ma magari perché il primo, magari il prossimo sarà meglio, non ne ho la più pallida idea. Io posso dire soltanto che nel complesso io ho tutti i post-it che ho messo per vedere tutte le stronzate che hanno detto, soprattutto quelle di Jean. Diciamo che alcune parti mi sono piaciute, ma erano più perché. Era proprio la frase carina, cioè una frase solita, acchiappa like, acchiappa consensi, ecco. Quindi nel complesso io vi direi se proprio non avete un cacchio da fare e volete spendere soldi, va bene. Per gli amanti del genere storico soprattutto penso che voi stessi o lancerete il libro dalla finestra oppure vi butterete voi. Quindi vi consiglierei di non leggerlo. Però amen, cioè io personalmente vi consiglierei più che altro magari di prenderlo in formato digitale in modo tale da farvi un'idea, oppure semplicemente leggete i primi capitoli che dà gratuitamente Amazon, così vi fate un po' un'idea anche dello stile e poi ne riparliamo. Per me è un no, per me non ha l'X Factor. Bene, detto ciò, il video finalmente si è concluso. Io non volevo andare troppo giù nel dettaglio perché questo libro, vi ho detto, ha tante tante pecche, però allo stesso tempo è già tanto che sono riuscita a finirlo, quindi mi ritengo anche abbastanza fortunata. Diciamo che le cose principali, le cose un po' più che mi hanno fatto storcere maggiormente il naso, ve le ho dette e quindi di conseguenza siamo bene così, diciamo, poi le altre sottigliezze ce le andiamo a vedere magari nel privato. Quindi seguitemi su Instagram così ne possiamo parlare. Fatemi sapere se avete letto o no questo libro, se magari avendolo visto in libreria vi è incuriosito. E mi raccomando di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!